Lavori in Muovi Centro alla stazione di Verbania Fondotoce. Da martedì 27 febbraio chiusura del sottopasso pedonale e percorso alternativo per raggiungere il binario 3 con passaggio dalla statale 34. Necessario il senso unico alternato per il traffico veicolare all'altezza del cavalcavia stradale per 5 settimane. Consigliati percorsi alternativi via Mergozzo e Feriolo. Un fronte di diverse centinaia di metri sul quale spiccano solo alberi divelti e tranciati è lo scenario che si presenta sotto Cima Pozzuoli, la montagna la cui parete si affaccia sulla strada che sale al lago di Antrona. A creare i maggiori danni ambientali è stato lo spostamento d'aria provocato dalla massa nevosa scivolata a valle. La partita sanitaria si gioca oggi sul campo Domodossola-Ornavasso a 24 ore dall'annuncio domese del ricorso al TAR. Cigala Fulgosi, sindaco del comune destinato a ospitare il nuovo ospedale, ribatte alle affermazioni del collega Domese. A Pizzi interessa più il clamore mediatico personale che il futuro economico della sua città e quello sanitario della nostra provincia. Il Teatro Maggiore di Verbania ha ospitato oggi una giornata dedicata al tema dello spreco alimentare. Ogni giorno si stima circa un terzo di quanto prodotto viene gettato. Contro questa logica promossi progetti di educazione nelle scuole. La giornata odierna è stata promossa da Sor Optimist, Nova Coop, Fondazione Comunitaria VCO e Comune di Verbania. 6 medaglie, di cui 3 d'oro, è il bottino dei fratelli Samuele e Camilla Comazzi nella foto durante un allenamento in palestra ai campionati italiani di salto e combinata nordica. Una testimonianza ulteriore del loro talento. Un sogno, hanno commentato, è quello di andare alle Olimpiadi di Pechino 2022 e provare a essere protagonisti. Idee chiare per i due fratelli che volano con gli sci ai piedi.